qui. Sì, questa è bancarella. Sì, è tutta una bancarella. Qui stanno appena smontando le bancarelle. Quando siamo arrivati su una bancarella. Quando la bancarella chiede l'autorizzazione, deve anche pagare, oltre al suolo, l'occupazione del suolo, la tassa sui rifiuti. E viene consegnato un sacchetto in modo che lei pulisce, se non viene non pulito uno o due volte si toglie la licenza. Altro problema sono le caditoie, certo, si ostruisce, si otturano. Carne semplicemente nazionale. Ci sono degli scocini. Vabbè, però intanto loro l'hanno lasciati sì, fuori, peraltro è tutto indifferenziato. Tutto indifferenziato. Stanno arrivando gli accertatori. Perché c'è la... vedi? Sì, sì. Abbiamo visto che qui ci sono tre bustoni. Sì, questo è un altro classico che sono riferibili al forno, anche perché ci sono sì. Qui delle... Sì, ci sono dei riferimenti, noi cerchiamo no, quando troviamo scontrini e qui ci sono tutti i riferimenti della... Poi c'è anche da dire, li ha messi per terra, ma questi però non la... La carta non ci dà dentro, non sono differenziati. Il divano è un problema. Perché in effetti fa parte di un servizio di ingombranti e qui bisogna chiamare quello specifico. Lo comunica lei? Sì. Che va tolto per domani? Scusami, ma se nel secchione dell'umido che c'era di là abbiamo trovato anche rifiuti diversi, ragione per la quale anche la cooperativa dell'umido dice io non ritiro perché quello per me non è più umido, è indifferenziato, è la prova provata che l'umido nel cassone stradale non va bene. No, ma infatti... Premesso che il piano parte a febbraio in via sperimentale, a novembre si estende a tutti. Non sarebbe male consentire a richiesta quello che ci stavano raccontando, cioè a richiesta si può già avviare. Come la dobbiamo modificare tutta la parte operativa di Ana? Il problema è lì. Però devono pure, scusate, pure spazzare la strada. Perché ci sono delle cose per terra riguardabili. Lavoriamo su questa idea, sull'idea dei totem, perché i totem non devono essere affissi, li puoi mettere in piedi. O in varie lingue, o per esempio con delle infografiche, cioè dei disegni che a quel punto sono universalmente comprensibili. I tre imam che sono praticamente qui in quartiere, nella preghiera del venerdì, fanno la preghiera in cui danno le istruzioni praticamente su come fare questa attività qui. Sui giornali praticamente in lingua viene continuamente pubblicata una cosa di questo tipo. Va aumentata tantissimo la differenziata, perché la differenziata toglie mercato e un certo tipo di mercato a chi fa i soldi con diciamo, lo smaltimento illecito dei rifiuti.